Sebbene i giochi ispirati alla sconfinata opera di Tolkien non manchino certo, solo pochissimi sviluppatori si sono avventurati in terre ancora inesplorate dal professore, preferendo piuttosto rileggerne le pagine con più o meno fedeltà. Forse questo sia dovuto a problemi di licenza, ma la sensazione è anche che non molti abbiano avuto il coraggio di cimentarsi con un tale gigante della narrativa. Tra i temerari, da oggi possiamo annoverare i ragazzi di Monolith, i quali hanno annunciato lo sviluppo di Shadow of Mordor, un action-adventure a libera esplorazione destinato a collocarsi in una finestra temporale e geografica molto particolare. Le vicende di Shadow of Mordor andranno ad inserirsi dopo la cacciata dell'Oscuro Signore da Bosco Atro, in seguito alla quale, insieme ai suoi eserciti di orchi, il Maligno fa strada per Mordor, circa 60 anni prima della partenza di Frodo da Casa Baggins. Durante una delle incursioni da parte degli orchi, il guerriero rimane ferito mortalmente, per poi risvegliarsi misteriosamente grazie all'intervento di un Wraith, uno spirito dell'aldilà tolkieniano. Esplorando liberamente la mappa di gioco di Shadow of Mordor, è possibile mettere in pratica tutta l'agilità del protagonista. Proprio in questi elementi si nota più di una strizzata d'occhio alla saga di Assassin's Creed, sia nelle animazioni del protagonista, sia nel modo in cui si scalano i bassi edifici. Anche il combattimento non è certo parso capace di soluzioni particolarmente originali, con i nemici che tendono ad attaccare uno alla volta, ancora una volta ricordando la saga degli assassini e una predominanza della contromossa dichiaratamente ispirata ai Batman firmati Rocksteady. A fianco di un set di abilità di base, il protagonista avrà a disposizione anche i poteri del Wraith, che gli permetteranno di individuare da lontano i nemici, teletrasportarsi velocemente durante gli attacchi e utilizzare un arco abbinato a un notevole rallentamento del tempo. Le abilità del protagonista cresceranno indipendentemente da quelle del Wraith, tramite due alberi di skill separati, sbloccabili tramite l'accumulo di punti esperienza. Se dell'originalità va dunque ricercata in questo prodotto, essa ricade tutta sulle spalle del cosiddetto Nemesis System, un nuovo modo di affrontare le armate nemiche. Riprendendo dalle pagine di Tolkien la stretta gerarchia che vige tra le fila degli orchi, Shadow of Mordor permetterà al giocatore di eliminare uno alla volta i War Chief, ossia i generali degli eserciti del male. Tale compito non sarà tuttavia breve né facile, dato che occorrerà cominciare dal basso. Ogni volta che si sconfiggerà un nemico in combattimento, questo potrà essere interrogato e rivelare dunque interessanti informazioni sui suoi superiori, come la loro posizione, alcune loro caratteristiche in combattimento e il numero di guardie del corpo a disposizione. In maniera molto interessante, i nemici più importanti del gioco, ossia i War Chief e i loro immediati sottoposti, disporranno anche di un'intelligenza artificiale in grado di ricordare le azioni del giocatore e imparare da esse. Per il protagonista, infatti, la morte non rappresenta un problema, dato che il Wraith potrà sempre riportarlo in vita pochi istanti dopo la dipartita. Se si dovesse dunque perire durante uno scontro con uno degli orchi più potenti e ripresentarsi in un secondo momento, brevi linee di dialogo daranno ad intendere come il nemico si ricordi del precedente incontro, dimostrando come quello di Shadow of Mordor sia un mondo di gioco nel quale è possibile letteralmente lasciare il segno. Nel caso non si voglia fare da soli tutto il lavoro sporco, sarà anche possibile inviare un sottoposto, dopo averlo soggiogato tramite i poteri del Wraith, ad assassinare a tradimento il proprio capitano. Proprio in questi aspetti dinamici risiede l'aspetto migliore e il più promettente di Shadow of Mordor, che configura il terreno di scontro come un ambiente dinamico, dove i nemici reagiscono attivamente alle azioni del giocatore, e per arrivare ad uno scopo ci sono sempre molte differenti strade. Sono molti gli aspetti ancora non chiari di Shadow of Mordor, soprattutto per quanto riguarda la trama, la quale rappresenta un elemento fondamentale per tenere insieme e giustificare l'intera offerta ludica. Solo il tempo, nuove informazioni sulla trama e una prova diretta potranno dirci di più, con la speranza che il pedigree più che discreto degli sviluppatori statunitensi possa dare i frutti sperati. Al momento l'uscita è fissata ad un generico 2014, e le piattaforme comprendono PC e console Sony e Microsoft di vecchia e nuova generazione.